Oggi per New Reporter siamo a Ganzirri per l'inaugurazione del Presepe Vivente, Presepe sul Lago, arrivato alla 7ª edizione. Noi 7 anni fa appunto abbiamo, noi come parrocchia, abbiamo riportato sul lago questa antica tradizione che per un periodo di tempo non si è più fatta. E questo gruppo di volontari ha ridato vita a questa tradizione bellissima in uno scenario come il lago di Ganzirri che fa invidia a molti. E una, e due, e tre. Da quanto tempo sei nel gruppo della parrocchia e come è nata l'idea e la passione per realizzare questo presepe? Allora, innanzitutto frequento la parrocchia da quando sono bambino, e da 2 anni faccio parte del gruppo del presepe e la passione è nata perché cerchiamo di contribuire bene o male tutti per dare di più alla nostra terra, alla nostra comunità, per renderli sempre più orgogliosi. Loro è da più tempo, ma io è da 2 anni che faccio parte di questo bellissimo gruppo e contribuisco per il lavoro della realizzazione del presepe. Un vivo o padre, e se deve sacco benedetta, le sono appisto via, verità e vita. Amen. Quest'anno è un anno importantissimo per il presepe perché cade un bellissimo anniversario. Sono 800 anni dalla nascita del primo presepe, era il 1223 quando San Francesco, di ritorno da Betlemme, si trovava a Greccio, vide questa grandissima somiglianza tra le due città, diciamo, i due borghi, e quindi volle riproporre a Greccio appunto il presepe, il primo presepe della storia, e appunto il primo presepe fu il presepe vivente. Ancora oggi a Greccio, come in tantissime altre realtà, altri borghi e periferia, si realizzano i presepi viventi. La tradizione della zampogna è un giovanissimo che si avvicina a questo strumento. Raccontaci come è nata la passione per questo strumento, che è uno strumento molto molto particolare. La passione in realtà è nata quando a casa mia, da piccolino, come da tradizione, ogni anno veniva lo zampognaro a fare la novena, e quindi io, devo dire la verità, inizialmente mi spaventavo della zampogna, infatti c'è stato un anno che non è potuto venire perché io mi mettevo a piangere, però pian piano con il tempo è venuta questa passione, quindi ho cercato di assecondarla. Il primo anno tu che suoni per questo presepe, per questa parrocchia? Sì, questo per me è il primo anno e sono veramente orgoglioso di far parte di questo presepe che è veramente bellissimo. Alla benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi. Ti benediciamo, Padre Santo. Il tuo immenso amore verso il genere umano è mandato nel Per quanto tempo avete lavorato per realizzare questo bellissimo presepe sul lago? Siamo partiti quest'anno a fine settembre con l'allestimento. Naturalmente noi, gruppo di volontari, nei nostri ritagli di tempo liberi abbiamo allestito questo. La difficoltà e appunto realizzare tutto questo su una piattaforma galleggiante. Il presepe qua a Ganzirri è il presepe galleggiante più grande in Sicilia, e quindi per noi è un motivo di vanto ed è questo quello che vogliamo donare alla comunità di Ganzirri e non solo.